Eccoci qua, carissimi amici, finalmente siamo arrivati a questo momento importante delle nostre esplorazioni, in un posto dove io volevo venire da tanto tempo. Siamo arrivati a Pompei e quindi adesso ce la godiamo, ce la esploriamo, poi dopo a fine giornata, a fine video, insomma, cercheremo anche di esprimere le nostre considerazioni, cercheremo nel frattempo di raccontarvi, insomma, quello che riusciamo a capire, perché non abbiamo preso la guida, giustamente, perché costano... Sei calma, stavo dicendo un'altra cosa. Mia moglie è impazzita oggi, non abbiamo preso la guida fisica perché, insomma, costano veramente tanti soldi. Però adesso pianifichiamo un attimo sulla mappa, vediamo quello che riusciamo a fare. Quindi andiamo a vedere Pompei e immergiamoci un po' nel passato di Roma. Ciao. Sì, sto cercando questi qua che sono le terme suburbane. Non lo trovo nella guida. Sono un attimo concentrata nel cercare... Ste case, stiamo giù, sti ruderi, bisogna anche recuperare poi queste zone degradate della periferia della città, insomma. Spianare, bel centro commerciale, parcheggi, poi c'è molto verde, fare un bel parco pubblico, insomma, tante cose da fare, insomma, si può recuperare, invece che lasciare l'incuria completa, continua, questa gente che va in giro, caga, piscia, venga, barboni ovunque. Io sono affascinato quando vedo che questi 2000 anni fa avevano già pensato alla striscia pedonale. Non lo so, sarò strano io, perché... Non sapevano costruire i tetti, queste persone. Spiega, non è rimasto un granché. Però sapevano dare i civici, poi visto che c'è il civico 2 ed è rimasto in perituro fino ad oggi, quindi bravi. Poi sei andato per cadere, sappi. Ma se tu continui a venire vicino... quello è il trucco, vedo, metto in difficoltà. Poi ci sono le porte, vedete? Ma no, le porte non ci stanno. Ecco, capite che non ci sono. Anche quelle non sono. Questo è il bagno. Anche quelle non sono. Anche quelle non erano bravi a costruirle, le porte, vabbè, però pazienza. Però le porte, come potete vedere, dalla sagoma, erano rettangolari. Ve lo sareste mai creso? Sapevate. A me quello che veramente mi affascina profondamente di tutta questa cosa e di questa opera di regia che sta facendo Marco è il fatto che qui, in questi resti, in questi ruderi, che sono i resti di una civiltà importante. 2000 anni fa c'era gente che faceva la loro vita quotidiana. Per cui anche?
tra cui, che ne so, quello che portava il cagnolino a fa la, la bubù, oppure quelli che andavano alle terme. C'era Marco Pisellone. E facevano i loro affari, che era importante questa cosa, ma la quotidianità, fare il pane, svegliarsi la mattina, gli schiavi. Insomma, a me questa cosa mi affascina terribilmente, che io calpesto un posto dove, dove praticamente c'era una vita fiorente di una civiltà importante. Questo mi, mi troppo trip, trip nel cervello. Qui la guida meccanica autonoma dice che questo è il Tempio di Apollo, che è costruito dentro al foro, ma è un, una costruzione che è stata fatta in un periodo precedente adesso. Quindi, giusto, vero? Sta eseguendo un headshot, come possiamo vedere, con il mitra, che è una cosa difficile perché il fucile da cecchino già l'ha inquadrato, l'ha visto, l'ha fatto vedere. Purtroppo il mitra. Lui non sento bene. Però il mitra purtroppo è andato perso durante i bombardamenti americani. Ah, quella là è la gemella d'Apollo, Diana. C'è pure la gemella? Sì. Viva la cultura. La palla? Io la chiamo la palla. È Diana. Il foro. Questa è come il lonfo. No, il faro è bellissimo, cioè, ma è tutto, fino adesso è tutto bellissimo. Io non mi ricordo di essere stata qua, probabilmente sono stata da bambina e quindi mi sento molto 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 felice di esserci tornata. E veramente un gran bel posto. E adesso andiamo a vedere l'anfiteatro, dove ovviamente hanno suonato i Pink Floyd tempo fa e David Gilmour ultimamente, quindi insomma bella tanta roba. Qui Marco qui sì. Qua facevano l'affari, te do due capre, tu mi costruisci una statua, te do due schiavi, tanto se facevano i bagnetti, se scimpavano le palle. No, di che cosa facevano il foro? Il foro è il centro della vita quotidiana della città. Questo. E su di esso si affacciano tutti i principali edifici pubblici per l'amministrazione. Perché della che facevano? Cioè, tu mi voti l'emendamento, io te voto la legge. Poi ti arrivava quella, no, onestà. Onestà. È pure il tempo di Romani, c'erano sì, i pentastellum. Pentastellato. Se per rendere chiaro la segnaleria. Ovviamente abbiamo rubato l'aspirazione, una guida di. Allora, che cosa fai vedere, Simone? Fai vedere che cosa hai fatto oggi con il tuo scalpello e martello. C'è lo zoccolarum. Ah, io pensavo che dicevi questo. Dove c'è? Lo zoccolarum c'è sempre. Tira più. Erano quello più scratti. Quello di Figam che è un carro di Bochum. Sento che sono tutti ciotoli, però come entri esci praticamente, cioè non è che poi capì quello che succede o non succede, anche se poi è abbastanza chiaro, insomma. Volevo dire, è proprio il caso di rispondere, che te tu mi fai i disegnini? We'll be right back.
dove siamo? Una stanza piena di cose quadrate per terra, guarda, guarda, bellissimo. Poi tu paghi il biglietto e arrivi a un certo punto dove vuoi entrare dentro una casa, magari che si vede qualcosa di più, e non puoi entrare perché una signorina addetta apre e chiude la porta in faccia e dice no, qui solo fino all'1:20. Fino all'1:30. Si sa per quale ragione sta questione, insomma. Il cartello. Siamo nell'anfiteatro di Pompei, dove, esattamente non mi ricordo quando, però i Pink Floyd registrarono un album che si chiamava Live at Pompei. Questo è famoso per questo, insomma. Per me, per me soprattutto, però no, vabbè, è l'anfiteatro della città, eccetera, eccetera. Se poi ti leggo tutta la spiegazione dell'anfiteatro, dove cazzo, non dice che c'è. È il più antico tra quelli noti nel mondo romano. In teatro qui si recitava, che ne so, Natale a casa Cupiello, qui si facevano belle rappresentazioni. C'è stata una rissa storica nel 59 d.C. Quando era già distrutto? Di Zafferugli. Quando è stato distrutto? Il tifo degli spettatori sfociò in una sanguinosa rissa fra Pompeiani e Nucerini. A seguito di questi disordini, il Senato di Roma decise di chiudere per 10 anni l'arena di Pompei. Okay, ma poi chi ha vinto? Ma il provvedimento venne revocato nel 62 d.C., dopo il disastroso terremoto che colpì la città. Thank you.
qui sono raffigurate in molti affreschi le battaglie della guerra di Troia. E c'è Cassandra che si difende da Ulisse, Cassandra che si difende con quella... Mo, tutta la storia. Sempre Cassandra. Cassandra nella... Chi è Cassandra? No, dico Cassandra che voleva. Si difendeva. Ma da chi? Perché non voleva essere... Cassandrizzata. Allora, noi ci abbiamo messo circa 3 ore e mezza, quasi 4 ore, a girare Pompei e non l'abbiamo vista tutta. Anzi, probabilmente l'abbiamo vista forse la metà. Pompei è veramente grande e secondo me almeno 5 ore ci vogliono. Se proprio uno ha tempo e passione, secondo me forse un paio di giornate e ci bisogna dedicarci. Per esempio noi non abbiamo visto la Villa dei Misteri e il Tempio di Giove. Non so se ci torneremo, però questo è tutto da vedere. Per il resto l'esperienza è veramente affascinante, quello che vedi è veramente molto interessante e ci è piaciuto veramente tanto. Al di là di tutta la parte dei contenuti, la parte informativa e la grande quantità di turisti che ci si trovano dentro, praticamente, che possono anche, diciamo, impedire, giustamente, perché d'altronde non è che è un'esplorazione privata, possono impedire, insomma, di usufruire di alcune parti in maniera più serena, più tranquilla. Vi suggeriamo sempre di prendere il biglietto online, perché si evita praticamente tutta quanta la fila, e non comprate fisicamente le guide quando state fuori e ci sono tutte le bancarelle, perché comunque vi regalano una guida e vi danno anche la mappa gratis. Potete scegliere opzionalmente se prendere invece una guida, proprio una persona, che anche sul sito vengono indicate praticamente come 30 euro a persona. L'eruzione del 79 a.C. non ha solo coinvolto Pompei, che ovviamente è la più famosa, ma anche una serie di comunità romane minori che erano sempre nella zona, tipo Ercolano, ma in realtà ci sono anche tantissime altre realtà. Se tu puoi... vedere Ercolano. Non so, ma... sono tantissime altre realtà che sono state coinvolte. Noi purtroppo non le possiamo visitare tutte, ma oggi ci immergiamo in Ercolano. Buona visita.